Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa Contatto Care. Artisti e associati diventa centro di produzione teatrale. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La Contatto Care nasce come cooperativa circa 5 anni fa. Noi soci fondatori siamo due tecnici di radiologia con quasi 20 anni di esperienza sanitaria alle spalle e abbiamo deciso, data la nostra esperienza, di creare questa cooperativa in quanto quello che vedevamo era la necessità della gente di avere un servizio professionale domiciliare strutturato sul territorio senza dare il vincolo alla famiglia di gestire il servizio stesso. Quindi abbiamo un attimino studiato la situazione e capito che quella che poteva essere la formula migliore era quella di creare una cooperativa di servizi alla persona. Noi ci occupiamo di servizi assistenziali a persone più o meno autonome che siano, e servizi sanitari domiciliari. Le nostre operatrici sono persone del territorio, sono professioniste nell'assistenza alla persona, quindi sono in grado di fare assistenza sia a persone autonome che non autonome, terminali, allettate, anche con patologie più o meno gravi che siano. Quindi abbiamo visto che nel corso di questi anni il riscontro del territorio c'era, siamo nati a Tricesimo circa 5 anni fa appunto e abbiamo deciso da un paio di mesi di aprire un centro anche a Udine in via Savorgnani. Stiamo già avendo un ottimo riscontro anche qua nel territorio di Udine. E funziona bene anche perché le operatrici, essendo persone del territorio, vivono il territorio, sanno muoversi all'interno di Udine e del circondario, quindi è un servizio veramente calato su misura delle esigenze delle persone e degli assistiti. Poi noi siamo anche molto attivi per quanto riguarda convenzioni con realtà importanti, sanitarie, piuttosto che farmacie e quant'altro, quindi abbiamo creato proprio delle collaborazioni perché crediamo molto nel creare appunto la collaborazione fra aziende e quindi riuscendo a dare i migliori servizi possibili sia ai nostri assistiti ma anche alle aziende stesse, sapendo di poter avere a che fare con un servizio comunque di alta professionalità. Tutte le nostre operatrici sono anche socie della cooperativa e sono tutte persone con pregressa esperienza nell'assistenza alla persona, sono OS, OSA, tecnici dei servizi sociali, assistenti domiciliari, quindi comunque tutte persone formate nell'assistenza, non sono persone improvvisate. E collaboriamo anche con i migliori professionisti sanitari del territorio per quello che è il concetto infermieristico domiciliare e fisioterapico domiciliare. La cooperativa Artisti Associati, con sede a Gorizia, è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura quale centro di produzione teatrale. Un riconoscimento di assoluto prestigio, annunciato alla stampa dal presidente della cooperativa, Walter Mramor. Artisti Associati è una cooperativa fondata nel 1987, sviluppa la sua attività a livello regionale e nazionale. In regione gestisce fra gli altri i teatri comunali di Cormons e di Gradisca. E negli ultimi anni è diventata promotrice del Festival di Danza Contemporanea Vis-à-vis, che si svolge a ottobre a Gorizia e Nova Gorica.
Grazie al riconoscimento ministeriale, Artisti Associati entra nel novero di una ristretta elite di 35 realtà a livello nazionale e consentirà di sviluppare ulteriormente l'attività in termini di giornate di produzione e recitazione e in termini di sviluppo occupazionale e artistico. Il sito Electrolux di Porcia apre le porte alla cooperativa sociale Futura per l'avvio di una nuova collaborazione lavorativa inclusiva per persone con disabilità o svantaggio. 6 persone con disabilità o svantaggio sociale hanno iniziato ad operare all'interno dello stabilimento della multinazionale in attività accessorie alla produzione di elettrodomestici. Sono state infatti stipulate 6 convenzioni ex articolo 14 del decreto legislativo 27603, strumento di politica attiva del lavoro che consentono alle aziende di ottemperare a quanto previsto dalla legge 6899 attraverso l'affidamento a una cooperativa sociale di tipo B delle commesse di lavoro, favorendo l'inserimento lavorativo in contesti protetti di persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari del tessuto industriale. Come viene erogato e strutturato un servizio presso Contatto Care? Dopo la prima telefonata che viene fatta dagli utenti, clienti, ci si trova presso un ufficio che può essere uno di quelli che abbiamo presso Udine piuttosto che Tricesimo, oppure possiamo andare direttamente noi presso la famiglia per capire un po' quali sono le dinamiche assistenziali. Insieme si studia l'assistenza, quindi capire le fasce di orario, capire le giornate di cui si necessita del servizio, capire quello che è realmente il servizio e qual è il grado di autonomia dell'utente. Una volta che abbiamo cercato di capire queste cose, noi strutturiamo il servizio in base a proprio queste richieste. Quindi a noi piace definire un servizio cucito su misura. Questo è il tipo di servizio che noi eroghiamo. Lo eroghiamo appunto con personale nostro. Che cosa significa? Significa che la famiglia non diventa mai datore di lavoro, quindi non ha mai tutti quegli oneri burocratici che possono essere la busta paga, sostituzioni, malattia, e il nostro personale è assicurato, cosa che non è da sottovalutare, ma ovviamente in un frangente come quello dell'assistenza è molto importante l'assicurazione. Il nostro servizio è quindi erogato dal nostro personale, dai nostri dipendenti, dai nostri soci, e sono tutte persone che sono formate in questo, quindi lo fanno professionalmente. Cosa diversa, ad esempio, quello che può capitare con le badanti. Le badanti che sono persone che nella maggior parte dei casi vengono dall'estero, hanno bisogno di un vitto e un alloggio, tanto di cappello ovviamente a queste persone, ma che cosa fanno? Danno una semplice presenza. Qualcuno ovviamente riesce a fare ovviamente qualcosa di più. La differenza sostanziale però è questa, nel senso che il personale che noi vi mandiamo è personale che lo fa di mestiere, lo fa di lavoro, è personale formato. Questa è la differenza sostanziale. I nostri servizi quindi che cosa comprendono? Comprendono sia l'assistenza vera e propria alla persona con questa tipologia di personale, ma comprendono anche altri servizi. Abbiamo il servizio infermieristico che può comprendere le iniezioni, le medicazioni, nelle parti più svariate di questa pratica. Il servizio prelievi a domicilio con i nostri punti di riferimento per quanto riguarda le analisi. Abbiamo il sistema di fisioterapia, quindi abbiamo una fisioterapia domiciliare sempre con professionisti del settore. Cosa facciamo anche? Aiuto di sbrigo pratiche, nel senso cerchiamo di farvi capire quali possono essere i contributi, gli aiuti che dà il territorio del quale potreste usufruirne. Contatto Care è quindi l'azienda che vi garantirà massimo livello di assistenza. Contatto col punto, con punto tatto, che cosa significa? Che noi abbiamo un contatto con voi e con molto tatto, con molta delicatezza, cerchiamo di curare e aiutare il vostro prossimo. Salve a tutti, in occasione dell'Assemblea di Fede e Solidarietà abbiamo incontrato il riconfermato presidente Luca Fontana, col quale abbiamo aperto un dialogo sulla situazione attuale della cooperazione sociale, ma soprattutto sul futuro. Ecco le sue parole. Presidente Fontana, qual è il percorso di crescita e lo stato di salute della cooperazione sociale di Confcooperative?
Beh, le cooperative in questi anni sono cresciute. Negli ultimi 5 anni siamo passati da 106 cooperative a circa 150. Devo dire che anche i dipendenti sono cresciuti, i soci lavoratori. Abbiamo circa 15.000 persone che stanno prestando la propria attività lavorativa. Negli ultimi 2 anni, ovviamente, con la pandemia, che è stato un elemento fondamentale nella vita di ogni cooperativa, i numeri si sono fermati e in questo momento stiamo vivendo una riorganizzazione rispetto alla capacità di dare le risposte ai bisogni territoriali. Ecco, proprio parlando della pandemia, no? Che questi anni, questi lunghi mesi hanno lasciato sicuramente degli strascichi sulle cooperative sociali come tutto il tessuto imprenditoriale, ma ne hanno forse anche sottolineato il ruolo fondamentale nella gestione del welfare, proprio della cooperazione sociale. È così secondo lei? È così. In termini di welfare abbiamo visto e abbiamo toccato con mano quotidianamente come gli operatori delle cooperative sono fondamentali nel prestare i servizi, nel prestare quei servizi nella gestione degli asili, nella presenza delle case di riposo, nella presenza nelle comunità per disabili, nei temi della salute mentale e non dimentichiamo e non dobbiamo dimenticare tutti i posti di lavoro per le persone svantaggiate che abbiamo continuato a mantenere e anzi a tratti anche a aumentare. Lei spesso sottolinea che per rafforzare il welfare e l'inclusione cooperativa servono innovazioni di pensiero culturale, politico e legislativo. La crisi, prima, pandemia, ora la guerra, ma questo fenomeno era già iniziato diversi anni prima. Noi dobbiamo affrontare le nuove sfide con nuovi strumenti. Se è vero che dobbiamo mantenere le radici salde rispetto ai temi della cooperazione, quindi agli elementi valoriali, dobbiamo essere anche in grado di innovarsi dal punto di vista degli strumenti legislativi. Certo, non bastano quelli passati e non vanno semplicemente riammodernati, dobbiamo pensarne di nuovi. E anche i livelli organizzativi vanno riproposti, ripensati, insieme a uno sviluppo tecnologico che ormai è imprescindibile delle nostre attività quotidiane. E dunque, volendo andare oltre la semplice gestione dei servizi, quali sono i nuovi orizzonti progettuali di Federsolidarietà, visto che anche lei è appena stato riconfermato presidente della federazione? Io credo che dobbiamo rafforzare il tema delle B, degli inserimenti lavorativi, perché questo può essere un volano per tutte le altre attività. Attività di P rispetto a tutta una serie di servizi che non debbono essere solo i classici, l'asfalcio del verde, le pulizie, ma possono diventare anche ben altre, in sinergia anche con le altre aziende del profit. E poi tutti i nuovi servizi di tipo A, cioè verso le persone, le nostre attività quotidiane, che anche qui meritano una riflessione e dobbiamo piano piano affrancarci dagli appalti pubblici e dobbiamo assieme al pubblico costruire nuovi luoghi e nuove possibilità. Quindi mi pare di capire che Federsolidarietà vorrebbe andare in una direzione che si allontana dal pubblico, oppure ho capito male? Non ci dobbiamo allontanare dal pubblico, dobbiamo rafforzare quella coprogrammazione assieme, dove il pubblico privato e il privato sociale sono paritarie e il privato sociale può mettere a disposizione la propria esperienza, le proprie tecniche di gestione e assieme al pubblico realizzarle nel quotidiano. Non è più pensabile che un pubblico decida e che il privato agisca. Credo che sia importante in una politica paritaria che si co-costruiscano le risposte dei territori, che si co-costruiscano il nuovo assetto di un welfare generativo di comunità. Come facciamo a fare questo? Lo dobbiamo fare assieme all'ANCI, assieme alla Regione, che rappresenta una grossa fetta del sanitario e del sociosanitario, e assieme a loro decidere quali regole applicare e quale strada perseguire. Faccio un esempio concreto: le case della comunità debbono essere gestite solo ed esclusivamente dal pubblico o possiamo vedere nelle case di comunità un nuovo modello di sviluppo dove la cooperazione sociale assieme al pubblico co-gestisce quei luoghi, dove co-gestisce i bisogni, dove co-gestisce le risposte? Io credo che questa possa essere una strada.
Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa di consumo di Raucedo nasce nel 49, sicché diciamo il dopoguerra, e nasce con abbastanza soci già dall'inizio, perché Raucedo aveva già avuto l'esperienza della cooperativa molti anni prima con i vivai cooperativi Raucedo, sicché diciamo che la cooperativa già era nel DNA della popolazione di Raucedo. Nasce nel 49 e nasce come cooperativa di consumo, annesso il bar, trattoria, come era uso in quegli anni nella piazza qui vicino. Negli anni 70 poi invece si sposta in questa sede, che era sempre una sede ex vivai, e qui diventa il supermercato. Il supermercato come lo vediamo oggi, supermercato moderno, è partita con un centinaio di soci, ora ne abbiamo 400. E diciamo che mentre agli inizi i soci erano solo maschi, perché erano i capi famiglia delle famiglie di Raucedo, ora possiamo dire che i due terzi sono socie donne. Questo ci avvantaggia perché diciamo chi fa la spesa solitamente sono le donne della famiglia, e le socie sono loro che fanno la cooperativa. La cooperativa è dei soci. Uno può chiedermi per cosa serve la cooperativa nel supermercato. E quello è che forse ci riempie più di orgoglio, perché la cooperativa appunto sceglie di dare ai soci la possibilità di chiedere quello che serve. Un esempio: noi apriamo alle 7:30 alla mattina perché per le esigenze lavorative hanno detto che va bene così e noi apriamo alle 7:30. Poi la cooperativa cosa fa nel supermercato in quanto cooperativa? Abbiamo degli sconti dedicati ai soci. E quello che forse ci porta più a essere riconosciuti anche nel territorio, noi facciamo dei progetti, abbiamo dei progetti anno dopo anno, sempre per aiutare la comunità, il territorio. E il territorio in questo caso è non solo Raucedo, perché può essere la scuola materna di Raucedo, ma può essere anche la scuola primaria di San Giorgio, e possono essere anche le associazioni che si trovano all'Hospice di San Vito, Gabbiano, forse come anche all'Hospice Via di Natale, sicché il territorio è visto in maniera allargata. Cooperativa Sociale FAI ha attivato il Family Audit, che è una certificazione legata alla conciliazione, ovvero le aziende si impegnano a certificare il proprio impegno in termini di conciliazione. L'ente è proprietario dello standard è la provincia di Trento. Il percorso dura 3 anni e FAI è stata la prima ad attivare questa buona prassi all'interno della regione Friuli Venezia Giulia. Questo ha innescato un meccanismo virtuoso all'interno della cooperativa e abbiamo costruito delle buone azioni dedicate, mappando un po' le buone prassi che venivano portate avanti nel corso della storia della cooperativa. I temi su cui abbiamo lavorato sono quelli della flessibilità, job rotation, gli spazi per i lavoratori, la responsabilità d'impresa, ma anche i servizi di people caring e di convenzione sul territorio.
Per la cooperativa di consumo di Raucedo comunque rimane primario il fatto di acquistare la merce a prezzi calmierati, ma anche a merce che abbia una certa qualità. E con questo noi con il gruppo CRAI ci siamo associati ormai più di 20 anni fa, abbiamo trovato un po' queste peculiarità, nel senso che il gruppo CRAI, cooperativa anch'essa, ci dà un po' quello che noi vogliamo, prodotti del territorio, prodotti di qualità e anche prodotti diciamo a un prezzo giusto, che possiamo essere concorrenziali con il resto. Con il gruppo CRAI anche abbiamo una certa autonomia di acquisti, sicché i prodotti locali noi possiamo benissimo tenerli e anche accontentare il socio cliente che entra e pretende dei prodotti, e noi possiamo farlo proprio perché il gruppo CRAI è molto sensibile a queste cose. Con il gruppo CRAI abbiamo un rapporto molto bello perché anche essendo cooperativa anche loro, con loro ci confrontiamo molto spesso anche a quattro occhi, sicché i problemi, le cose le condividiamo ed è una cosa molto importante per il nostro paese, il nostro territorio. La differenza del supermercato in genere e il supermercato nostro che è cooperativa è proprio perché la cooperativa può decidere insieme ai suoi soci di aiutare il territorio, di essere presente, di fare servizio per il territorio. E appunto queste iniziative che noi facciamo ogni anno, richieste che abbiamo anche dalle associazioni, dal comune, se possiamo rispondiamo sempre. Possono essere aiuti finanziari, aiuti in merce, per gli acquisti necessari alla sportiva, e sicché il cliente, il socio vede questo che è una cosa in più che noi offriamo come supermercato, come cooperativa.